Le 20.30, buonasera e benvenuti al TG2000. In apertura di telegiornale andiamo in Nicaragua. Sono finalmente usciti dalla chiesa in cui si erano rifugiati circa 200 studenti che scappavano dalla violenta repressione dei paramilitari dopo le proteste contro il governo Ortega in un'università della capitale. Il bilancio è comunque grave, per ora si parla di due studenti uccisi durante l'assedio. Sentiamo Luigi Ferraiuolo. Salvi gli studenti della UNAN, l'Università Autonoma del Nicaragua, a Managua, che ieri notte si erano rifugiati nella Chiesa della Divina Misericordia, vicino al loro Ateneo, per sfuggire agli attacchi delle forze paramilitari sandiniste del presidente Daniel Ortega. Ha funzionato la mediazione del nunzio vaticano Valdemar Stanislaw Sommertag e del cardinale di Managua, Leopoldo Bren, intervenuti fin dalla notte insieme con il parroco per permettere ai feriti di essere prelevati dalle ambulanze. I ragazzi sono usciti dalla parrocchia e sono stati portati in bus nella cattedrale di Managua e da lì ritorneranno a casa. Gli studenti da aprile stanno protestando contro il regime del presidente Ortega, occupando l'Ateneo. Ieri i gruppi paramilitari hanno attaccato l'università per liberarla e circa 200 giovani si sono rifugiati nella parrocchia per salvarsi. Nella chiesa hanno trascorso la notte e all'alba, grazie al parroco e all'aiuto di molte suore che sostavano in preghiera per strada bloccando i paramilitari. È stato possibile portare via con le ambulanze i feriti gravi, tra cui un giornalista del Washington Post, Joshua Partlow, che ha raccontato la notte in chiesa mentre i sandinisti sparavano senza sosta. Fonti locali confermano due studenti morti negli attacchi e diversi feriti. Stamani è stato risolutivo l'intervento del nunzio e del cardinal Bren, nonostante anche loro fossero stati aggrediti dai sandinisti nei giorni scorsi. Dall'inizio della repressione governativa, il 18 aprile scorso, sarebbero oltre 350 i morti secondo le agenzie umanitarie. Le opposizioni chiedono le dimissioni di Ortega, che è al potere dal 2007 per il terzo mandato consecutivo e governa, incredibilmente, insieme alla moglie Rosario Murillo, che è vicepresidente. E torneremo a parlare della situazione in Nicaragua con un commento in conclusione del nostro telegiornale. E cambiamo argomento, continua l'odissea per circa 450 migranti a bordo di due navi militari, una della Guardia di Finanza, adesso in rotta verso la Sicilia, e l'altra dell'Agenzia Europea Frontex, già in rada a Pozzallo. Per loro resta il divieto di sbarco, ma alcuni profughi in gravi condizioni fisiche sono già stati soccorsi. Sentiremo la testimonianza del medico di Lampedusa, Pietro Bartolo, ancora una volta il primo a prendersi cura di loro. Luciano Piscaglia. O a Malta, o in Libia, o altrove, ma non in Italia. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini chiude nuovamente i nostri porti e respinge il pattugliatore inglese Protector di Frontex e la Montesperone della Guardia di Finanza, le due navi che questa mattina hanno accolto 442 dei 450 migranti, partiti dalla Libia su un barcone e intercettati nella notte nel Mediterraneo, nella zona di ricerca italiana, da motovedette della Capitaneria e della Guardia di Finanza. Alcuni migranti si sono gettati in acqua e sono stati soccorsi dalle nostre unità, prima di essere trasbordati con gli altri sulla Protector e sulla Montesperone. 8 persone, donne e bambini, sono state sbarcate a Lampedusa per motivi sanitari e 3 di loro, una bimba con la madre e una donna in gravidanza, sono state ricoverate all'ospedale civico di Palermo. La signora è stata già presa in carico dal servizio sociale, che ovviamente ha ritenuto opportuno non separare madre e bambina in questo momento. È arrivata in stato di disidratazione, ha un'ustione al piede. La bambina sta bene, è vivace, riferiscono di non mangiare da 3 giorni, mentre un'altra migrante si trova attualmente al reparto di ostetricia in quanto è una gravida alla 31ª settimana di gestazione. Un'altra donna, di origine eritrea, è ricoverata a Modica, in pericolo di vita. Sul pattugliatore inglese, ora in rada a Pozzallo, viaggiano 166 migranti. Sulla Montesperone, ferma al limite delle acque territoriali, si trovano 266 persone. Malta, che inizialmente aveva preso in carico il coordinamento dei soccorsi, senza però inviare navi, non ha dato la propria disponibilità ad accoglierli. Il ministro Salvini, in accordo con il premier Conte e con i ministri di Esteri e Trasporti, ha disposto la cura a bordo delle persone salvate e lo sbarco di donne e bambini, ma rifiuta alle due navi l'attracco in porti italiani. Se non potranno o vorranno andare a Malta, in Libia o in altri paesi europei, i migranti rimarranno a bordo.
Sono arrivati effettivamente alle prime luci dell'alba, erano 8 persone, li abbiamo portati al pronto soccorso. Da me c'era una donna incinta con la sorella, ma lei stava veramente male perché aveva febbre alte. Erano tutti con un deperimento organico importante, persone che stavano male, malnutriti, ma gravemente malnutriti, e che non si reggevano neanche in piedi. In particolare una donna che aveva una bambina piccola, anzi in un primo momento pensavamo fosse un bambino, un maschietto, che si prendeva cura di lei in modo particolare, cioè penso che da mesi si stava occupando della mamma come una grande. Poi ovviamente insomma l'abbiamo con la mia infermiera, l'ha portata di là nel bagno, l'ha pulita, l'ha lavata, gli ha fatto la doccia e si è resa conto che era una femminuccia. Persone che sicuramente mi hanno raccontato che sono stati in Libia per parecchi mesi, tanti mesi chiusi in questi centri, e quindi che li hanno affamati in pratica. E mi hanno detto che comunque a bordo c'erano altre persone che stavano pure loro male, per cui spero e credo che il governo possa farle sbarcare, quindi prendersi cura di queste persone e poi decidere quello che fare, ma almeno farle sbarcare, non farle girare più nel Mediterraneo in attesa di una meta improbabile. Toglierle dal mare è una cosa importante. Ed ora una notizia arrivata poco fa in redazione: Francia e Malta prenderanno rispettivamente 50 persone dei 450 migranti trasbordati sulle due navi militari, lo scrive su Facebook, lo vedete, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Adesso andiamo avanti con il telegiornale. Temperature in salita in questo fine settimana con la colonnina di Mercurio che in alcune città italiane arriverà a toccare quasi 40 gradi. E il grande caldo è spesso la causa principale della morte dei bimbi che vengono dimenticati in macchina dai propri genitori. Per far fronte a queste tragedie il ministro dei trasporti annuncia che presto verrà introdotto l'obbligo di installare dispositivi capaci di avvertire quando si lascia un bambino in automobile. Massimiliano Niccoli. Quando portiamo i nostri amati bambini su queste macchine, sui nostri seggiolini, li appoggiamo, può capitare che poi chiudiamo e presi dallo stress, dall'angoscia, dalla fretta di una vita che non ci fa stare sereni, ce ne andiamo. Se il vostro figlio rimane qua, se il frutto del nostro amore rimane qua, magari in un giorno d'estate, in pochi minuti, in poche ore potrebbe morire. Sceglie Facebook il ministro Toninelli per annunciare la modifica dell'articolo 172 del codice della strada, modifica che renderà obbligatorio l'acquisto di un dispositivo elettronico al fine di avvisare via smartphone di aver dimenticato il proprio figlio in auto. Mai più abbandono di piccoli dei nostri figli in macchina. Basta una piccolissima spesa e laddove c'è la sicurezza e l'amore dei nostri figli, fossero anche 100 euro, che so che non sono poche per le famiglie italiane, ma con un aiuto da parte dello Stato, con l'IVA agevolata da parte dello Stato, nessuno potrà mai dire che 100 euro possono valere di più di una vita di un nostro figlio, del figlio di un nostro parente, del figlio di un nostro amico, di un figlio di un qualsiasi cittadino italiano. La modifica sarà presentata a breve al Consiglio dei Ministri, potrebbe diventare legge già in autunno e sarà preceduta da una campagna informativa che descriverà nel dettaglio la nuova iniziativa. Nella comunicazione però non è stato chiarito chi debba occuparsi di fornire il dispositivo, se le case automobilistiche o gli utenti. Di certo sistemi del genere esistono già e sono in commercio all'indomani delle numerose tragedie che hanno purtroppo riempito le cronache nazionali. È sempre più difficile trovare uno sportello bancario nelle aree periferiche del nostro paese, nei piccoli comuni, a causa dei tagli al personale e alle filiali delle banche, come ci spiega Giuseppe Caporaso. Sempre meno sportelli bancari e sempre più tagli al personale di rete delle banche, sceso a circa 26.000 addetti. Il grido d'allarme arriva dal sindacato del settore, FIST CISL. La verità è che le banche si sono trasformate in distributori di prodotti finanziari di massa, come se vendessero telefonini o abbigliamento, e così tagliano i costi, tuona il leader del sindacato Giulio Romani. Gran parte delle chiusure delle filiali, secondo lo studio, è avvenuto nel 2017, con 1.653 chiusure. In 7 anni ben 6.200
289 filiali in meno. Se dovesse continuare questa tendenza, in 15 anni non ci sarebbero più filiali sul territorio. C'è anche un importante risvolto sociale. Ben 383 comuni italiani sono rimasti totalmente privi di banche. Nel 2010 i centri con almeno uno sportello erano 5.906, a fine 2017 sono diventati 5.523. A restare sguarniti soprattutto piccoli comuni, le aree marginali delle città, dove spesso è presente una popolazione anziana che non può fruire di una filiale bancaria ed ha una scarsa inclinazione agli strumenti informatici. In alcune zone della penisola sono presenti piccole e medie imprese di livello elevato, ma non possono avere un rapporto diretto con la banca scomparsa da quel territorio. Nonostante lo stimolo alla diffusione della banca elettronica ormai satura, dice il sindacato, gli italiani puntano sempre al luogo fisico per svolgere le operazioni bancarie ed entrano in filiale ben 26 milioni di persone. Il taglio ai lavoratori rischia di produrre sempre più file, code superiori ai 20 minuti, rallentamento del servizio. La gente, sottolinea ancora il segretario generale della FIST CISL Romani, non vuole la chiusura in massa degli sportelli bancari, ma sembra che oggi il pensiero della clientela non abbia alcun peso per i manager degli istituti di credito. Lacrime ed applausi questa mattina a Napoli hanno salutato per l'ultima volta Salvatore Cagliano, il 21enne precipitato giù dal quarto piano di un edificio mentre stava lavorando per pochi euro. Tanta commozione ma anche tanta rabbia, non si può morire di lavoro, ripetono parenti e amici. Vediamo. In tanti hanno voluto dare questa mattina a Napoli un ultimo saluto a Salvatore Cagliano, il ragazzo di 21 anni precipitato giù dal quarto piano di un edificio martedì scorso mentre puliva un lucernario per guadagnare qualche soldo in più, 35 euro dopo il suo turno di lavoro al bar. Centinaia i palloncini in volo all'uscita del feretro dalla chiesa di San Giorgio Maggiore a Forcella, un intero quartiere che si è fermato e che si è stretto attorno al dolore della famiglia di Salvatore. Tantissimi gli amici che hanno indossato una maglietta col suo volto. A celebrare i funerali Don Angelo Berselli, che ha sottolineato le qualità del ragazzo parlando di lui come un esempio per i tanti giovani che vivono la difficile realtà di Forcella. Tutti, io ritengo, siamo anche se minimamente responsabili di questa disgrazia, perché se avesse avuto, è banale dirlo forse, ma se avesse avuto un lavoro normale non andava a perdere la vita per 35 euro. Non si può morire di lavoro, ripetono amici e parenti in lacrime. Il feretro è stato poi portato a spalla, prima davanti al bar dove Salvatore lavorava e poi nei pressi di Piazza San Gaetano per un ultimo caloroso saluto. Trovare la speranza in una morte è un'acrobazia che può riuscire solo ai cristiani. E o la leggiamo come segno di resurrezione, ognuno deve entrare in se stesso, riflettere, perché sarà per i social media, sarà per tante altre distrazioni, ma abbiamo perso la capacità di riflettere e quindi le scelte sono istintive e non ragionate. Spero che quello di oggi aiuti a ragionare. E adesso i mondiali di calcio, il Belgio ha battuto l'Inghilterra e si aggiudica così il terzo posto del podio. Domani in programma la finalissima tra Francia e Croazia, finale inedita, partita dai tanti risvolti che vedrà opposti due calciatori simbolo delle loro nazionali e con storie particolari alle spalle, il francese Mbappé e il croato Modric. Sentiamo Marco Burini. La rapidità di Mbappé o la visione di Modric? La potenza di Pogba o la tenacia di Mandzukic? Le incursioni di Perisic o quelle di Griezmann? L'organizzazione che vira verso il blu o la genialità a scacchi bianchi e rossi? Domani sapremo chi avrà avuto la meglio nella finale dei mondiali di calcio, se la Francia in cerca del bis 20 anni dopo o la Croazia che sogna la consacrazione definitiva. Francia-Croazia e Belgio-Inghilterra, la finale per il terzo posto appena vinta dai Diavoli Rossi, che però vestivano di giallo, conferma che l'Europa resta il baricentro di questo sport globale in cui può giocare chiunque, dal ballerino Modric al decatleta Pogba. Un'Europa però meticcia, aperta, che ha nelle vene sangue africano, se guardiamo le Bleu, in cui 18 giocatori su 23 hanno la doppia cittadinanza e molti hanno imparato a giocare nelle banlieue, quel calcio di strada che mescola religioni, lingue e colori. Ma anche la bianchissima e cattolicissima Croazia a ben guardare alle sue belle commistioni. Daniel Subasic, il portiere, è di padre serbo ortodosso e per questo si prendeva un sacco di insulti, salvo poi venire osannato per i 3 rigori parati con la Danimarca.
In effetti la guerra ha segnato la vita di molti, come Luka Modric, il fuoriclasse del Real Madrid, che a 6 anni perse il nonno fucilato dai serbi, la casa distrutta e mesi di peregrinazioni. Ma anche Lovren, Rakitic e Mandzukic da piccoli emigrarono. E certo il calcio nei Balcani è stato un serbatoio di nazionalismo violento. Eppure la Croazia ha una donna in panchina, il team manager Iva Olivari, cognome italiano per via del marito. Molti non mi volevano, questo è un paese ancora molto tradizionalista, ma la differenza l'hanno fatta i giocatori con cui ho un rapporto solido. Ben detto, signora, la differenza la fanno i giocatori, cioè le persone, dentro e fuori il campo. E come annunciato, la grave situazione in Nicaragua nel minuto D con il direttore del sismografo, Luis Badilla. Da 3 mesi nel Nicaragua, piccolo paese del Centro America, 6 milioni di abitanti, 123.000 chilometri quadri, c'è un gravissimo scontro, una grave crisi politica, sociale, economica che mette di fronte uno con l'altro il governo del presidente Daniel Ortega, ormai un governo totalitario, un governo dittatoriale, e gran parte della popolazione nicaraguense, tutte le componenti sociali della popolazione nicaraguense. Ormai in questi 3 mesi le vittime, il prezzo in vite umane è altissimo. Di fronte a questa realtà la Chiesa nicaraguente, anche il Papa in diverse occasioni hanno chiesto dialogo, insistentemente dialogo, ricerca di soluzione consensuale fra le parti, eppure non si riesce a convincere il presidente Ortega alla ragione del dialogo che è l'unica alternativa possibile. Non è possibile che il Nicaragua diventi un'altra Venezuela in America Latina. E con questo è tutto per il nostro telegiornale. Io vi saluto e vi auguro una buona serata in compagnia dei programmi di TV 2000.